eccoci qui, diamo il nuovo inizio, siamo alle cotoniere ragazzi, inaugurazione alle cotoniere, arriva anche l'inaugurazione McDonald's e pensate un po', chi arriva all'inaugurazione McDonald's? Elisabetta Gregoraci. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. I've been working at the convenience store. Managed to save us a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car, fast enough so we can fly away. We gotta make a decision. Live tonight, live and die this way. Le telecamere di Stress di Notte, ciao, benvenuta. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Ma soprattutto benvenuto a McDonald's, perché esatto, praticamente ormai si può dire che qui sei di casa. Luigi, esatto, Snichellotto non inaugura un suo McDonald's senza di te. E sono molto contenta, uno perché mangio, due perché rivedo gli amici e poi sono felice comunque di tornare in questa meravigliosa terra che è la Campania. Beh sì, del resto anche tu sei meridionale come esatto, noi, quindi sicuramente il cuore ti porta sempre un po' nel meridione. Assolutamente sì, sono calabrese di origine siciliana, ho sempre lavorato comunque a Napoli, provincia, quindi vengo spessissimo da queste parti, ormai è la mia seconda casa. Tra l'altro Luigi e la moglie dicevano, lei è come un portafortuna per noi, noi quando arriva lei poi veramente ci porta fortuna. E beh, io sono felicissima di questa cosa, sì, perché tutte insomma le altre inaugurazioni sono andate benissimo anche dopo, quindi per me è una grandissima gioia, sia la gente che viene ad accogliermi durante l'inaugurazione, sia il dopo, il fatto che comunque l'attività vada bene. Tra l'altro immagino che tu con Falco realmente vai spesso a mangiare al McDonald's. Esatto, conosco tutti i menu del Mac. Il Mac Chicken. Esatto, Mac Chicken e Chicken Nuggets. Tra l'altro sono reduce da 3 giorni a Disneyland, quindi ho mangiato solo McDonald's per 3 giorni. Va bene.
Allora, la cosa, io guarda, parlando prima di tutto di lavoro, ti ho vista di recente perché quest'estate sei stata a un festival del cinema che c'è stata per l'appunto giù in Basilicata. Sì, per al Festival Basilico. Esatto. E parlavi del tuo Matari, perché praticamente hai finalmente, insomma, sei arrivata anche nel grande schermo. Sì, con un film, sei approdata al cinema. Con un film veramente bello, importante, con un film di spessore. È stato molto difficile interpretare il ruolo di Matari, dove sono completamente diversa, ma è stata una cosa che mi ha resa veramente molto felice. C'è stato tanto studio dietro questo personaggio, perché lei era un personaggio forte, un personaggio, parliamo della prima guerra mondiale, 1920, un personaggio, insomma, che ha fatto parlare molto di lei durante quell'epoca. Quindi io ho studiato tantissimo e sono felice. Ho lavorato con John Savage, l'attore americano, insomma, che ha fatto tantissimi film con De Niro anche recentemente. Quindi approdare al cinema con degli attori così di fama internazionale e ricoprire un ruolo così importante come Matari per me è stato, insomma, un grande onore. Anche perché del resto, dopo tanta televisione, tantissima televisione, finalmente anche il cinema. È un po' un coronare, in effetti, no? Anche un desiderio, oppure no? Sì, assolutamente, anche se io in realtà non l'avevo cercato, perché amo tantissimo la TV e in un certo modo, in un certo senso, è stato il cinema che mi ha cercato, perché è stata la regista di questa produzione che mi ha voluta, mi ha cercata, quindi io all'inizio ero anche molto stupita, quindi infatti, però è stato bellissimo. Lei ne parlava di te in un modo proprio entusiasta, proprio in questo evento in cui ho partecipato, vedevo lei che parlava e ti diceva lei era perfetta, sì, non appena ho pensato a questo ruolo così ho pensato lei nei panni di questo infatti ruolo. Lei ha creduto tantissimo in me dal primo giorno, anche quando mi ha proposto questo ruolo, che io avevo detto all'inizio no, perché era un ruolo troppo difficile, pensavo di non essere in grado e soprattutto volevo farlo bene. Lei mi ha aiutato, abbiamo studiato insieme ed è stato un grandissimo risultato. Tra l'altro, parlando per l'appunto di Matari, tu hai detto io mi ritrovo tantissimo in lei perché è una donna forte, però nella vita privata no, perché in realtà lei ha avuto magari più esperienza, ha avuto tanti amanti, invece io no, io sono felice, ho il mio uomo unico e solo, sono felice, ho una relazione solida. Qual è il segreto secondo te per riuscire ad avere una relazione così solida e un matrimonio felice? Perché oggi è abbastanza difficile la cosa. Avere molta pazienza, rispetto, pazienza, affetto, amore, sono tutta una serie di cose. E soprattutto amore, perché oggi molte donne si lamentano, dicono ah, ma io non riesco a trovare l'uomo giusto, è difficile. Ma l'uomo giusto non esiste, lo devi fare un po', te lo devi far piacere, come forse anche la donna giusta non esiste. Cioè, voglio dire, ognuno di noi ha dei difetti e dei pregi, no? Bisogna tirar fuori i pregi e nascondere magari i difetti. Secondo te manca qualcosa alle donne di oggi? Si dovrebbero ritirar fuori, che le manca no, per riuscire a trovare l'uomo della loro vita. Ma le donne di oggi sono meravigliose, il problema è che magari si stancano un pochino più facilmente, le donne dell'epoca si accontentavano di più, secondo me. E ultima domanda, ritorniamo sul lavoro, qual è l'ultimo sogno nel cassetto? Ma guarda, non ho sogno nel cassetto, sono felice di come mi sta andando la vita, delle cose lavorative che sto realizzando, quindi spero di continuare così. E invece nella vita privata quanto si differenzia Elisabetta da come noi siamo abituati a vederla sul grande schermo? Beh, sono una mamma come tutte voi, come, insomma, mi dedico a mio figlio, alla famiglia, sono una persona normale. Grazie mille. So much better, rain, sun, or whatever. Thought that you were what I needed. Saw the sign but couldn't read it. So
economista, assessore al bilancio, ma soprattutto amante del McDonald's a questo punto, direi. Sì, diciamo, frequento il McDonald's, sicuramente il McDonald's è un'attività che non solo di ristorazione, ma che crea anche posti di lavoro nel mezzogiorno. Esatto. E io ritengo che questo sia un aspetto molto importante, perché è un marchio internazionale che si diffonda nel mezzogiorno d'Italia, è una cosa molto positiva, sia perché alla fine la catena, la filiera dei servizi legati è italiana essenzialmente, ma soprattutto perché occupa tanti giovani meridionali e soprattutto io ritengo che sia anche molto attiva nel fornire contributo all'economia locale, anche a manifestazioni culturali, altre cose. Quindi un McDonald's non solo semplicemente ristorazione, ma un attore protagonista nel sociale. Esatto, quindi insomma, oltre a poter dire che fa girare l'economia, è anche buono da mangiare, rende felici tutti in tanti sensi. E viva il McDonald's! E viva il McDonald's! E possiamo dire tanti auguri! Anche a voi tutti quanti, anche per le prossime festività, no? Per Natale e per un 2017 fantastico. Noi già ci siamo visti settimana scorsa sul Divanone Bianco, abbiamo ben parlato di quello che sarebbe accaduto ed eccoci qui, insomma. E sta accadendo, noi stiamo, come dire, fotografando l'attimo, il momento. È come la pugnalata di Fontana nei suoi quadri. E allora abbiamo anche la nostra Luana che ha aperto con noi il servizio, Lulu. Vabbè, io la chiamo Lulu, si sa che io ormai la chiamo Lulu perché ci conosciamo dalla notte dei tempi. Splendido evento, possiamo dire prima di tutto evento, perché questo è un evento benefico, tu mi spiegavi all'inizio. Sai che io mi occupo di eventi, oramai ci incontriamo sempre a tantissimi eventi, anche voglio dire con la partecipazione di McDonald's che supporta le mie iniziative, lo ringrazio pubblicamente come faccio sempre, Luigi Snigelotto, Vittorio Ambrosino e McDonald's provincia di Salerno. Questo è un evento di inaugurazione all'interno di un centro commerciale molto importante e che comunque sposa sempre una causa solidale. Tu sai che io seguo oramai da tempo dei bambini di una casa famiglia e quindi loro hanno supportato questa iniziativa coniugando diciamo questa bellissima organizzazione all'interno della quale mi sono trovata io per dare un supporto a loro, e loro hanno dato un supporto a me donando tanti buoni pasto a questi bambini che, ahimè, insomma, hanno poche possibilità e sono felicissimi. Abbiamo portato le mascotte, le avete viste in giro, hanno fatto sorridere tanti bambini presenti qui e anche i nostri bambini da casa, perché abbiamo mandato loro le foto, le incontreranno nei prossimi giorni, l'operazione continuerà e quindi veniteci a trovare, no Luigi? Assolutamente veniteci sì. A trovare sul posto. Assolutamente veniteci sì. A trovare, anche perché del resto quando si fa un buono pasto, al di là del fatto che si sa che il McDonald's è il più amato dai bambini inevitabilmente, ma in realtà da grandi e piccini, quando si parla di buoni pasto si parla di un'alimentazione sana, ed è questo, insomma, a noi anche questo preme. Questo assolutamente, che noi teniamo e tendiamo, come dire, a non pubblicizzare questo aspetto che, come dire, dovrebbe essere un po' privato, nel senso che quando si vuole dare una mano nel sociale bisogna farlo e basta, non è un discorso di amplificazione o di meccanismi. Noi poi, oltre a queste iniziative che facciamo localmente, abbiamo la fondazione Ronald McDonald's Charity Houses, che sono centinaia di case accoglienza vicino agli ospedali lungo degenza per i bambini, quindi in questo senso c'è una sensibilità. Siamo partner storici di Telethon, in questo periodo Telethon sta lavorando come sempre ogni anno alla raccolta, che è sempre florida, gli italiani sono sempre molto generosi e gentili, consideriamo che l'Italia in questo momento è fatta oggetto anche di questo continuo tremolio del territorio, quindi abbiamo dei problemi anche di terremoto, popolazione nel disagio, Alfredo, quindi ci sono tutta una serie di aspetti che ci devono indurre a riflettere nella nostra prospettiva umana, al di là di quelli che sono gli interessi quotidiani, e bisogna donarsi e donare maggiormente agli altri che sono, come dire, più bisognosi del nostro sostegno. Io ritengo però, perdonami Emanuela, che sia invece importantissimo sensibilizzare le coscienze. C'è tanta gente che ha possibilità, come appunto in questo caso la catena della provincia di Salerno, che è veramente fantastica, ce ne sono tante altre che magari potrebbero accorgersi e dare un piccolo contributo facendolo, pubblicizzando, non pubblicizzando, ma intanto noi secondo me abbiamo il dovere di dire che è una cosa bella che si può fare, che non costa tantissimo all'azienda, ma che fa felici tanti bambini in questo assolutamente caso. Assolutamente
assolutamente sì. È noi quello poi... che ci premo, far felice i bambini, perché poi soprattutto a Natale dobbiamo far felice i bambini. Ma non solo a Natale, io direi tutto l'anno sempre, poi sempre. Tutto sommato. No, però il Natale è il momento dei bambini, perché sono coloro che ricevono i regali sotto l'albero, sai, quel momento magico per i bambini. La verità è che il bambino ha quell'ingenuità che presto perderà e si dovrà affacciare in un mondo competitivo e spesso poco sensibile ai sentimenti e a, come dire, gli aspetti più umani e sociali. Intanto vi devo dire che arriva un profumino, ve lo devo confessare, un profumino di patatine. Ragazzi, ve lo posso dire, come sono buone le patatine fritte del McDonald's. È non difficile ci possiamo trovarle. Lamentare, no, no. E no, anche no. Il McCaffè, Emanuela, io ho avuto questa sorpresa, io che sono una golosona, ho trovato tanti dolci americani, fra l'altro, le cheesecake, buonissimi. Noi siamo, come dire, da lungo tempo ormai nell'ambito del McCaffè, noi siamo delle vere e proprie strutture di caffetteria che hanno dalla colazione salata e dolce anche tradizionale italiana. In questo momento stiamo praticando sul nostro territorio delle offerte, ma anche i cappuccini, i cornetti, i caffè, insomma c'è dolce e salato e da noi trovano un momento di pausa, come dire, di serenità e di ristoro, sì. E non soltanto il mangiare, per l'appunto si parla insomma di mangiare veloce, della cucina veloce, ma non è soltanto per chi insomma vuole, sai, l'hamburger e le patatine, dice oh io sono a dieta non le posso mangiare, no, abbiamo anche una cucina più light, si può scegliere anche un'insalata, ormai il McDonald's... Assolutamente sì, ma come sempre è una questione di quantità. Noi non siamo contro gli altri tipi di ristorazione, non a caso nella ristorazione internazionale lo slow food e il fast food, quindi la ristorazione rapida, convivono nelle food court, cioè in spazi multifunzionali dove accedono tutte le utenze dei vari marchi e delle varie tipologie di ristorazione. Proprio per questa ragione, perché la composizione del cibo e della voglia di mangiare un certo prodotto è qualcosa che esula dal meccanismo della competizione. È una questione di gusto, la mattina ci si sveglia, quante volte ci capita di dire oggi mangerei una bella pizza oppure un hamburger? Io spesso l'hamburger. Io spesso tutto, francamente, e si vede insomma dalla pancia. La stessa Elisabetta è entusiasta all'ennesima potenza di questa nuova inaugurazione, tanto perché quando viene qui da voi si sente a casa, siete un po' la sua famiglia, e tanto perché lei spesso insomma mangia al McDonald's. Non solo, ma poi noi veramente siamo, come dire, orgogliosi e felici di avere questo rapporto privilegiato familiare, di amicizia, e quindi per questa ragione noi oltretutto la consideriamo, come dire, il nostro portafortuna, perché nelle nostre inaugurazioni o eventi abbiamo il piacere di averla sempre fra di noi, perché è proprio una persona di famiglia, poi una persona di una serenità, di una dolcezza, di un'affabilità uniche. McDonald's, possiamo dire che questa è stata un'inaugurazione nell'inaugurazione, perché McDonald's alle Cotoniere. McDonald's alle Cotoniere, oltretutto il secondo aspetto non secondario è che qui inauguriamo il nuovo sistema McDonald's di ristorazione, cioè il servizio al tavolo e la possibilità di ordinare sui chioschi elettronici, e questa è una cosa estremamente importante, perché il cliente che voglia non fare la fila si avvicina a una di queste 6 postazioni, può ordinare su questa sorta di tablettone, va bene? Pagare. Può pagare con la card e va alla linea del ritiro, quindi non avrà, come dire, tempistiche d'attesa. Se invece vuole essere servito al tavolo, prende uno dei cavalierini con il numero, lo poggia sul tavolo e l'operatrice lo servirà al tavolo tutti i prodotti. Quindi è una ormai cosa proprio nuova, completamente nuova, e lo stiamo debuttando a Salerno, come abbiamo debuttato nel Job Tour, che è la prima volta in Campania abbiamo portato, diciamo, il Village McDonald's con i nostri camper e le nostre selezioni del personale che abbiamo fatto lo scorso ottobre. Veramente splendido, non manca nulla. Cerchiamo di fare la nostra parte e restituire al territorio parte del territorio del successo che ci attribuisce la clientela nel venirci a trovare, nel gustare e preferire i nostri prodotti. Questo sicuramente per noi è motivo di orgoglio e, come dire, ci spinge a fare sempre meglio.
E allora, McDonald's, io mi domando, ma chi di voi non mangia il McDonald's? Praticamente nessuno, quindi insomma abbiamo vinto, sai, in partenza, sì, McDonald's alle cotoniere. Io peraltro voglio ringraziare tutti voi, perché voi che siete operatori della comunicazione, da Luana Ferraioli a voi, alle varie televisioni sia locali che regionali che ci stanno seguendo, ai giornali, la carta stampata, troviamo sempre un grandissimo riscontro nella vostra affettuosità e nel seguirci nelle iniziative annuali, e questo ci spinge sempre a fare di più. Quindi citerò così le iniziative che sono state fatte dalla stessa organizzazione della Luana, ma anche, dobbiamo dire, il premio Charlot Estivo. Noi abbiamo il premio, abbiamo anche con mio magazine Roberto Iannelli, che stasera non ho visto perché purtroppo impegnato, penso a Milano, perché la prossima settimana, adesso faccio un lancio, saremo con lui invece domenica, saremo con lui il 18 c'è un'iniziativa strabiliante sul fashion. Sono riusciti a portare a Salerno praticamente i guru del fashion nazionale e internazionale, e questo fa onore a questa città, a questo territorio, anche con la complicità positiva e con il sostegno delle istituzioni locali. Siamo sempre seguiti e lo fanno sempre con grande affettuosità e disponibilità, e questo è molto importante per chi opera privatamente sul territorio. McDonald's, le cotoniere, qual era lo slogan che ho usato prima? Buon Mac a tutti. Buon Mac a voi, grazie, grazie a tutti. Grazie, auguri.